si arrende, non si arrende mai. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Contatto Sport, un programma in collaborazione con Meta Edilcom, Metallegno Italia, Soft Technology. Ci siamo ripresi, siamo reduci da una seconda vittoria consecutiva, la prima in trasferta, la seconda vittoria consecutiva per 3-0. Parleremo di questo e di tanto altro con i nostri ospiti in studio e come sempre con l'amico e collega Domenico Zappella. Buonasera Domenico. Ciao Leonardo, buonasera a te, ben ritrovate ai nostri telespettatori, ci perdonerete ovviamente per questo ritardo minimo dell'inizio della nostra trasmissione, ma lo facciamo ovviamente con il cuore sollevato, soprattutto con l'entusiasmo che è tornato nell'ambiente irpino. Noi sinceramente non avevamo mai perso il buon umore qui all'interno di Contatto Sport, eravamo fiduciosi sulla ripresa di questa squadra. Sono arrivate due vittorie consecutive, soprattutto quella di sabato a Terni, ovviamente la commenteremo con i nostri ospiti in studio senza mai farci mancare il sorriso, a partire da quello di Sara D'Agostino. Ciao Sara. Grazie, buonasera, ben ritrovati a Contatto Sport e buonasera ai nostri ospiti. Buonasera a Franco Iannuzzi, curva sud da Avellino, e al giornalista Baselice Davide. Buonasera. Bene, andiamo per gradi, andiamo a rivedere con la cronaca del match tutto quello che è successo al Libero Liberati di Terni. Un Avellino bello, cinico e spietato conquista la prima vittoria esterna stagionale spugnando Terni con pieno merito. 1-0 a 3 che dice tutto sulla prestazione complessiva dei Lupi, che si confermano dopo la vittoria con l'Ascoli e si rilanciano definitivamente in classifica. Funziona davvero quasi tutto alla perfezione nello scacchiere bianco-verde disegnato da Tesser, con il consueto 4-3-1-2, dove l'unica novità è l'inserimento di Bastien alle spalle del tandem Tavano Mokulu. Il possente attaccante si mette subito in mostra al terzo, portando avanti i suoi. Arini lo imbecca magistralmente, Mokulu ringrazia e con un destro dedicato in diagonale spiazza l'attonito Mazzoni. Gran gol per Mokulu, che sale a quota 3. Avellino spietato al primo tentativo. La Ternana è poca cosa, fa fatica ad abbozzare una reazione. Gli unici pericoli arrivano sulle fasce, prima al 22esimo, quando sul cross di Zanon Avenatti fa sponda per Furlan, tiro stoppato in corner da Biraschi. Poi al 33esimo, quando lo stesso Furlan stavolta anticipa Biraschi, ma colpisce male sparando alto. Lupi a riposo, sul meritato, 0-1. Nella ripresa gli Ummi provano ad affacciarsi in avanti al terzo, cross insidioso di Furlan, ma Falletti scivolata fortunatamente non ci arriva. Entra Valiant, il centrocampista, si fa subito notare al 19esimo, con un siluro dalla distanza, Frattali vola a deviare, Falletti recupera e mette al centro, cosa miracoloso nell'anticipo e scivolata che salva il risultato. Al 21esimo, Tavan, lanciato in contropiede, accusa una fitta alla coscia sinistra, un brutto infortunio muscolare che lo costringerà ad uscire.
entra Trotta e neanche il tempo di sistemarsi in campo, che al 25esimo chiude i conti. Dai e vai con Arini e palla in rete con un delizioso colpo sotto del bomber biancoverde. Può esplodere la gioia dei 500 tifosi erpini. Avellino straordinario. La Ternana prova a riaprire il match al 32esimo con l'inesauribile Furlan, gran tiro dalla distanza e palla che si stampa sul palo interno. Ligi perfeziona il tutto anticipando Faletti. Gli umbri spingono e al 34esimo sul tiro cross di Faletti interviene Frattari. Il portierone erpino fa ancora meglio al 90esimo quando respinge il tiro a botta sicura di Furlan. E così al 94esimo arriva anche il tris. Ancora un immenso Arini lancia Trotta che davanti a Mazzoni non sbaglia. 0-3 e Avellino in estasi. Le conferme che voleva Tesser sono arrivate. Ora guai a fare voli pindarici, attenzione e concentrazione alta per la prossima trasferta, lunedì prossimo, in posticipo a Crotone. Queste dunque le immagini della cronaca del match in quello di Terni. Devo subito fare una rettifica, per una volta Sara aveva ragione, aveva azzeccato il cognome del nostro Davide, possiamo ripeterlo in modo esatto, Sara Bernizio, quindi mea culpa. Per una volta che ho indovinato. Ogni tanto Sara ha ragione, ma torniamo a quello che è successo al Libero Liberati con Franco Iannuzzi. Franco, finalmente è arrivata questa prima vittoria in trasferta, trasferte che finora erano state un tabù al di là dei bei pareggi a Livorno e alla Spezia, un 3-0 convincente. Stavamo giocando bene già da un sacco di tempo, quindi non venivano i risultati, però siamo stati pure sfortunati, qualche volta penalizzati da qualche cista arbitrale, però la squadra stava rispondendo alla grande sul campo, qualche partita l'ha steccata. Indubbiamente quello che mi è dispiaciuto molto è che alcuni tifosi nei momenti particolari che dovevano stare vicino alla squadra hanno contestato, non da tifosi, non si sono comportati da tifosi, perché in quel momento la squadra aveva bisogno dell'incoraggiamento dei propri tifosi, invece qualcuno si è messo insomma a scherzare sull'Avellino, ma questo non si fa, perché nei momenti di difficoltà si vedono i veri tifosi e nei momenti di difficoltà bisogna remare tutti quanti insieme, sia l'allenatore, sia la squadra, sia il presidente, sia voi che noi, e in quei momenti bisogna uscire tutti quanti da quella situazione particolare che si era creata attorno all'Avellino. Poi con quattro risultati positivi siamo riusciti insomma a fare un bel balzo davanti e siamo tornati quasi a centro classifica. In questo momento io quello che dico ai tifosi di stare sempre con i piedi a terra, perché il campionato è ancora lungo, insidioso, la Serie B la vogliamo mantenere, la categoria la vogliamo mantenere, perché è molto importante per la città di Avellino e per la provincia di Avellino, quindi cercheremo insieme insomma di portare l'Avellino alla conquista della Serie B. Poi ci possiamo pure togliere uno sfizio come l'abbiamo fatto lo scorso anno, se riusciamo a centrare i playoff, e nei playoff possiamo sempre dire la nostra come abbiamo fatto lo scorso anno. Pedaleggiato sull'acceleratore, parole importanti le tue, soprattutto facendo un'analisi sul passato. Noi abbiamo già affrontato col sorriso sulle labbra questa vittoria, perché sabato nel corso di diretta Stadio e Studio abbiamo detto: noi abbiamo il talismano Franco Iannuzzi, perché ogni qualvolta ti invitiamo, ovviamente con netto anticipo rispetto alla partita che si gioca, puntualmente l'Avellino vince, è così. Non è che io sono venuto perché abbiamo vinto due partite. L'abbiamo detto sabato, l'abbiamo già detto sabato durante... Tu già mi hai invitato un sacco di tempo, ma io purtroppo per motivi di lavoro, perché le trasferte sono lunghe e strenzitose, quindi non so potuto venire. Però nei momenti di difficoltà, sai, allora bisognava contribuire, però... ho cercato sempre in tutti i modi di stare vicino alla squadra insieme ai ragazzi, di incoraggiarli, perché ripeto, volevamo superare questo momento particolare perché era molto importante. Ci torneremo su questo argomento, Davide. Invece, ritornando alla partita, abbiamo rivisto le immagini salienti del match, una vittoria netta, convincente da parte dell'Avellino. Abbiamo sottolineato, ha davvero funzionato quasi tutto alla perfezione. La seconda gara che non becchi gol
gol, la tanto criticata difesa questa volta funziona perché c'è stato un atteggiamento difensivo complessivo della squadra, a partire soprattutto dagli attaccanti, dove Mokulu ha fatto un lavoro impressionante in fase di copertura, e anche lo stesso Tavano all'occorrenza è tornato a dare una mano soprattutto a centrocampo in alcune circostanze. Sì, aggiungo ai dati che tu hai detto il fatto che abbiamo fatto 3 gol, diciamo, a distanza di pochi giorni. Tavano fino a quando ha giocato, diciamo, è stato coinvolto, cioè un giocatore che, diciamo, che il gol contro l'Ascoli di martedì sera lo ha motivato, diciamo, e l'ha sbloccato. Peccato, ora vedremo domani un po' il responso dei test medici per capire l'infortunio. La difesa che era stata criticata, una difesa che subisce troppo, che Frattali in qualche caso aveva dovuto fare gli straordinari per tamponare un po' qualche crepa, si sta confermando un reparto che piano piano sta trovando la propria dimensione. Voi perché Tesser sta trovando risposte importanti dal fatto di schierare per esempio Biraschi sulla corsia di destra, Chiosa che, diciamo, da quando è rientrato, tranne qualche gara, sta convincendo, lo stesso vale pure per Rea, Liggi che a mio avviso, diciamo, nelle ultime 2 gare ha marcato Venatti sabato e Petagna martedì, diciamo, con la sua fisicità ha limitato bene questi 2 attaccanti. Chiudendo su Mokulu, è l'attaccante che già in prestagione, già nelle gare di Coppa Italia, da quando ha fatto il primo gol in maglia bianco-verde con la Casertana, se non ricordo male, aveva anche in questo caso ha trovato fiducia. Voi anche perché Tesser ha scommesso su questo attaccante, anche per l'assenza di Castaldo che rientrerà tra qualche settimana. Speriamo che ad ogni gara segni, e che la media sembra buona, speriamo bene anche per Crotone. Franco, come sottolineava anche Davide, fino a qualche partita fa c'era sotto osservazione sia la difesa che prendeva troppi gol, sia l'attacco che purtroppo non segnava. Ora sembra finalmente che l'Avellino abbia mostrato tutto il suo potenziale. Nelle ultime 2 partite 6 gol fatti e 0 subiti, si è rivoluzionato. Sì, perché diciamo anche Tesser ha rivisto un pochettino il modulo di gioco, cioè adesso abbiamo un altro giocatore, un uomo a centrocampo che dà una mano a Rini, quindi la difesa è più protetta. Poi dobbiamo anche dire che i nostri difensori sono abbastanza alti e grossi, e quindi per entrare in forma ci vuole più tempo, quindi dobbiamo dare un pochettino di pazienza sia all'allenatore sia ai giocatori di potersi esprimere come vogliono. Sono giocatori che il piccoletto subito entra in forma, mentre il tipo grande ci vuole un po' più di tempo, quindi anche questo ha penalizzato un pochettino la difesa. Poi è stata rinnovata tutta la nostra difesa, abbiamo perso giocatori, che si è andato Pizzacane, si è andato Eli, quindi diciamo è rimasto soltanto Giusa. Poi quindi hanno trovato grosse difficoltà, però mano a mano sia l'allenatore sia i giocatori hanno cominciato ad acquisire il proprio gioco, e quindi hanno fatto sì che, ecco, ci fosse più equilibrio tra difesa e centrocampo. Ma dobbiamo avere pazienza, io l'ho detto 100.000 volte, è una squadra rinnovata, un modo di gioco nuovo, quindi bisogna avere pazienza. Questo l'ho detto prima, mi dispiace che alcuni tifosi non hanno capito, hanno contestato aspramente la società, l'allenatore,
ma questo in questa città, quando bisogna ottenere dei risultati, bisogna remare tutti quanti nella stessa direzione, quindi bisogna stringersi tutti quanti attorno alla squadra, come ha fatto la Curva Sud, perché la Curva Sud anche dopo la sconfitta col Vicenza siamo andati più di 500 a Livorno e abbiamo fatto capire il nostro attaccamento verso questi colori, stiamo trasmettendo ai giocatori che cosa significa indossare la maglia bianco-verde, e questo lo deve fare un pochettino tutti, perché è facile a fare i tifosi quando si vince, il tifoso quando si perde, allora là si vede il vero tifoso, là si vedono le vere persone che nei momenti di difficoltà si stringono attorno a questa squadra e fanno capire il loro amore verso questi colori. Davide, parole di Franco, soprattutto rivolte alla tifoseria ovviamente da parte sua, nei momenti di difficoltà si vede il vero tifoso, aggiungo io, nei momenti di difficoltà si vede quanto è solida una società e nello stesso momento si vede quando è esperto un determinato allenatore. Siamo obiettivi noi anche qui all'interno degli studi di Contatto Sport, abbiamo cercato di discutere tra virgolette mister Attilio Tesser soprattutto in alcune scelte. La cosa che mi ha sorpreso maggiormente è che Tesser soprattutto nelle ultime giornate ha avuto l'umiltà di capire e di ammettere i propri errori, rivedendo non tanto l'assetto tattico, ma rivedendo soprattutto alcune scelte in questo famoso 4-3-1-2. Sì, io ricordo, non vorrei sbagliare, il dopogara col Vicenza, in cui sostanzialmente al di là del risultato negativo ammise i propri errori. Sì. E, diciamo, nel calcio difficilmente un allenatore viene con questa umiltà in sala stampa dove tutti i giornalisti sono pronti a rimarcarti l'errore e appunto ad ammettere i propri errori. A mio avviso, quando Tesser ha trovato il giusto equilibrio al centrocampo, ovvero come sottolineava anche Franco, il fatto di avere un giocatore come Shidai che davanti alla difesa ti garantisce centimetri, fisicità e diciamo, anche un aiuto in copertura ai difensori centrali, la squadra ha iniziato ad avere una propria, un proprio equilibrio. Mettici anche che Arini, diciamo, come mezzala. Ma poi la squadra era anche bloccata psicologicamente. Quindi la partita con l'Ascoli, il primo tempo, noi da un avvio... la partita con l'Ascoli, il primo tempo abbiamo fatto ridere perché l'Ascoli ci ha sorpassato. Però dopo che abbiamo segnato, si è sbloccata e la squadra ha dimostrato il proprio... Poi l'Ascoli è scomparso dal match. Io penso che Tesser un po', l'inizio, l'avvio, hai perso il derby con la Salernitana, non hai convinto col Modena, hai perso a Cagliari, hai perso così, hai perso male a Bari, insomma psicologicamente non era facile, soprattutto perché Avellino l'anno scorso è stata probabilmente un'annata che negli ultimi anni la ricorderemo. Poi l'anno scorso noi in giugno andato abbiamo venuto a Castaldo, un giocatore di Serie A che ha fatto la differenza, quello è stato capocannoniere il giugno di andato, ha dato un sacco di punti Castaldo. Tra l'altro aggiungo un particolare, perché rivedendo soprattutto la settimana che abbiamo visto prima ovviamente della diretta, rivedendo le interviste a Tesser, a Ciccio Tavano e soprattutto anche un particolare, dopo la vittoria con l'Ascoli immediatamente c'è stato un cosiddetto selfie, una foto all'interno degli spogliatoi con tutta la squadra presente, soprattutto Gigi Castaldo. Io ho rivisto all'interno degli spogliatoi dopo la vittoria con l'Ascoli quei sorrisi che mancavano a questa squadra. Sono piccoli segnali, però anche quelli ti fanno capire, come giustamente sottolineavi tu, Franco, che psicologicamente questa squadra era bloccata. Il fatto psicologico è importantissimo. Sì. Noi poi siamo stati pure danneggiati, diciamoci la verità, noi adesso ci vogliamo lamentare, però siamo stati danneggiati dagli arbitri, perché quando un gol annullati, rigori negati, gol in fuori gioco assegnati alla squadra avversaria, quindi siamo stati molto penalizzati, ma su questo non ci vogliamo piangere addosso, ma vuol dire, fa parte del gioco. Ci sta, però all'inizio un campionato difficile, derby, prima partita il derby con la Salernitana, poi dopo subito siamo andati a Cagliari, Bari, quindi anche giocando bene, perché noi sia il Cagliari sia a Bari abbiamo dominato, abbiamo dimostrato veramente di tenere, a Bari soprattutto. Soprattutto a Bari di tenere veramente, però all'ultimo sai
qualche indecisione, qualcosa, abbiamo perso le partite, ci abbiamo perso la partita, però abbiamo giocato bene sempre. Noi diciamo che in queste, quando abbiamo fatto 10 partite, abbiamo steccato soltanto un paio di partite, una e mezza, diciamo, tra Vicenza e il primo tempo con l'Ascoli. Poi abbiamo giocato sempre bene, ci abbiamo giocato a calcio, abbiamo veramente abbiamo sovrastato gli avversari, veramente li abbiamo messi sotto. Però purtroppo, un po' per sfortuna, un po' per... però creavamo ogni partita, creavamo minimo 5-6 palle gol, anche di più. Quindi la squadra era viva, c'era, il gioco, dovevamo soltanto aspettare. Io quello che sono rammaricato e sono arrabbiato, ecco, è stata la poca fede da parte di alcuni tifosi. Questo qua mi ha dato enormemente fastidio perché, ripeto, come ti ho detto prima, la squadra va incoraggiata in questi momenti, non va... vanno pugnalati dietro alle spalle perché da vigliacco, quindi in questo momento solo i tifosi mi ha infastidito. Infatti parecchi volevano che noi contestavamo, ma contestare alla 7ª, 8ª giornata, ma poi a discapito di chi? A discapito nostro, perché ragazzi l'Avellino è nostro, e sia i presidenti, sia gli allenatori, sia i giocatori passano, quelli che restiamo siamo noi, quindi dobbiamo fare in tutti i modi per cercare di salvaguardare le nostre Avelline. E quindi noi intelligentemente ci siamo stretti tutti quanti intorno a questa squadra e abbiamo fatto sì di incoraggiarle. Abbiamo un sacco di volte, siamo andati pure a parlare con loro, quando voi non l'avete saputo, ma siamo andati un sacco di volte andati a parlare, proprio per incoraggiare, per fargli capire che noi stiamo tutti quanti nella stessa barca, e quindi se dovremo andare a fondo andiamo tutti quanti insieme, però cercheremo insomma di sollevare tutti quanti insieme, perché ripeto è importante per noi, per Avellino, rimanere in categoria, perché la Serie B ci sta bene e la dobbiamo tenere fino a quando la possiamo tenere. Davide prima ha parlato della gara persa in casa 4-1 con il Vicenza. In quell'occasione ci furono le lacrime a fine gara di mister Tesser, un mister Tesser che finalmente in quel di Terni, forse l'aria familiare l'ha rinfrancato, ha sorriso di nuovo ai microfoni dei giornalisti. Ascoltiamolo. Abbiamo vinto, abbiamo trovato il gol subito che ha sbloccato la partita, si è messa nelle condizioni migliori per noi per giocare di rimessa. Penso che abbiamo fatto un buon primo tempo come proprio copertura, perché abbiamo rischiato poco, poco e niente, e abbiamo sempre cercato di ripartire, mai essere rinunciatari. Secondo tempo, nel finale abbiamo sofferto un po' troppo e dopo incontro piede calcio bello, perché è questo, la Ternana si sbilancia e in contropiede Trota, che è entrato fresco, è andato a punire, forse anche oltre il risultato del punteggio, solo che abbiamo saputo approfittare degli spazi che c'erano dietro. Ho sbagliato io a non mandare i messaggi giusti, è un peccato perché per la prima volta di avere risultati di altre volte manca la partita, la prestazione, però forse avevamo fatto anche tanto in crescita tante cose e ci siamo un attimino seduti, pensavamo di essere bravi e abbiamo ricevuto un mese avanti. Queste dunque le parole dei due allenatori. Con te Davide volevo soffermarmi un po' sulle dichiarazioni di Breda, che in questo piccolo stralcio che abbiamo ascoltato si è assunto un po' le responsabilità per questa sconfitta, dando un po' come se da un lato volesse dare più demeriti alla sua squadra che meriti all'Avellino. Dal campo vabbè, è un po' il gioco delle parti, però c'è da dire che lui ha sottolineato come la squadra a livello di concentrazione e impatto è stata decisamente inferiore rispetto alla gara precedente con Latina. Loro diciamo, hanno avuto pure delle occasioni, però come dire, siamo stati bravi noi, un po' fortunati, bravo Frattali. Diciamo, ogni tanto non guasta avere un po' anche fortuna da parte nostra. E quindi penso che per la Ternana loro credo che diciamo, volevano fortemente vincere, anche perché ci tenevano particolarmente a questa sfida. Il problema è che hanno perso la terza gara in casa in questo campionato, diciamo, e potrebbe costargli caro poi nel corso poi
del prosieguo. Tra l'altro proprio in questo fine settimana sono saltate alcune panchine, tre per la precisione. È stata prima il Como che ha cambiato allenatore assumendo Gianluca Festa, non è il nostro consigliere comunale, l'ex allenatore del Cagliari. Al posto di Sabatini. A posto di Sabatini. Poi nel pomeriggio c'è stata una mossa abbastanza a sorpresa che ha lasciato quasi tutti gli addetti ai lavori, così a bocca aperta, perché c'è stato l'esonero di Marc Iuliano a Latina, al suo posto Mario Summa, che fino a sabato commentava la Serie B ai microfoni della RAI. Tra l'altro Mario Summa che proprio sabato, dopo la vittoria dell'Avellino a Terni, ha dichiarato che secondo lui l'Avellino è la seconda forza di questo torneo, che può tranquillamente lottare per la promozione diretta in Serie A. Davide, come valuti queste parole di Summa? E l'ultimo cambio ancora deve avvenire, perché ci sono state le dimissioni di Petrone ad Ascoli, non c'è stato ancora l'incarico del nuovo allenatore, presumibilmente potrebbe essere Lopez, altro ex Cagliari. Beh, fa piacere che Somma dica che l'Avellino è la seconda squadra più forte dopo il Cagliari. Io penso che l'Avellino, come dicevamo in precedenza, è una squadra che può dire la sua, che sia poi la seconda dopo il Cagliari. Spero che il campo lo dimostrerà, però andrei coi piedi cauti. E andare con i piedi di piombo, però sono parole che dimostrano come la società abbia lavorato bene in estate. Forse c'è qualche correttivo da dover fare a gennaio, però non voglio aprire ora la parentesi del calcio mercato. Speriamo, ripeto, che questo sia un messaggio di buon auspicio per il resto del campionato. Più avanti nella seconda parte ci soffermeremo anche purtroppo sull'unica nota stonata di questa trasferta umbra in quello di Terni, ossia l'infortunio di Ciccio Tavano. Ne parleremo subito dopo la pausa pubblicitaria.